approvato a maggioranza in consiglio il piano di economia circolare, lo strumento che delinea la gestione dei rifiuti in Toscana per i prossimi anni. Il piano è stato illustrato dall'assessora all'ambiente Monia Monni. Cambia la prospettiva, ha dichiarato l'assessora. Non più la logica dello smaltimento come tappa finale, ma massimizzazione del riciclo e del recupero. L'atto è stato approvato coi voti di PD e Italia Viva. Le opposizioni hanno votato no. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa, perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente, ma che viene data anche all'economia, perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Noi siamo consapevoli che è una proposta importante, ma che ancora anche bisogno di alcuni perfezionamenti. C'è stato un bando che ha puntato a recepire la volontà di realizzare impianti anche innovativi che non hanno emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo visto che questi impianti sono proposti in molti territori, ma mancano invece in altri territori, e il lavoro che deve essere ancora fatto è quello anche di stimolare, di accompagnare dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale tutti i soggetti interessati, soprattutto le comunità d'ambito, affinché in ogni territorio ci sia una dotazione impiantistica adeguata. Ma Italia Viva è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare, che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina, che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale. Per il Movimento 5 Stelle il punto da tenere in considerazione è che non decide più la politica, ma ci si affida ai privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility. Per il centrodestra, che boccia il piano, c'è uno squilibrio impiantistico. Per Fratelli d'Italia tre sono i punti che mettono a rischio la messa in atto. Il primo, e cioè il fatto che Alia ha comunicato formalmente la rinuncia a costruire il nuovo gassificatore di Empoli. Secondo, il termovalorizzatore di Montale, che assorbe 55.000 tonnellate all'anno di rifiuti all'interno del lato centro, potrebbe vedere a breve una diversa utilizzazione. Il terzo, perché il piano prevede la possibilità di trasformare le discariche di rifiuti speciali in rifiuti ordinari, come li chiamo io, cioè rifiuti urbani.
urbani prevede per esempio fra le altre ipotesi Serravalle, ma il comune Serravalle Pistoiese con un ordine del giorno sottoscritto da maggioranza e opposizione è contrario a questa ipotesi. Questo significa che a fronte di un atto in squilibrio strutturale che porta i propri rifiuti un po' all'estero, un po' in altre regioni e fuori ambito, cioè a Peccioli, non si sono trovate ad oggi soluzioni adeguate e quindi questo piano secondo noi non risolve questo e molti altri problemi, abbiamo chiesto di rinviarlo. Per la Lega si tratta di un piano da riscrivere. Il piano è un piano, come dire, che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ATO, per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico, contrario ai termovalorizzatori, ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi, quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una concreta fattibilità sul campo. La richiesta di modifiche arriva però anche dai consiglieri di maggioranza. Lo stesso presidente del Consiglio regionale ha dichiarato: ritengo che il piano dei rifiuti abbia necessità, dal momento dell'adozione all'approvazione, di significative migliorie. Io apprezzo molto e ho fiducia nelle parole del presidente Giani. Noi non possiamo pensare, come ha detto il collega Pieroni, come ha detto il sindaco di Livorno Salvetti, che ci sia un pezzo di Toscana che produce ed un pezzo di Toscana che smaltisce. Ci deve essere un equilibrio di ambito. È vero, questa è una manifestazione di interessi che non prevede localizzazioni, però nel caso in cui c'è ancora questa differenza, cioè l'ato centrale non è in grado di saper fare proposte di impianti perché le imprese non le fanno, io penso che la Giunta dovrebbe prendersi carico di ridurre questa disuguaglianza. Adesso la fase delle osservazioni e delle risposte, un momento cruciale di confronto, come ha sottolineato la Presidente della Commissione Ambiente. Dobbiamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, se perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interessi e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, PD e Italia Viva e 11 contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, il bilancio consolidato 2022 per la Regione Toscana. Il bilancio ha la finalità di evidenziare i risultati del gruppo di amministrazione pubblica, ovvero la Regione più gli enti e le società considerati rilevanti, come ha spiegato Andrea Pieroni. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente Regione è un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente Regione Toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla Regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria,
i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in indeciso aumento, e qui sta anche un'attività forte che la Regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della Regione che è sotto controllo. La votazione a maggioranza, dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni. Serviva non aumentare addizionale IRPEF, serviva non aumentare il bollo, ma serviva dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi, e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Critiche le opposizioni. Per Fratelli d'Italia il risultato è in chiaro scuro. Il bilancio consolidato che raggruppa la Regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in house presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera del raggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le Terme di Montecatini, di cui la Regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo, e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Inaugurata a Palazzo del Pegaso, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, la mostra Visioni Libere, organizzata dal Fotoclub Firenze. Una bella occasione per celebrare i 33 anni di attività del Fotoclub Firenze, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci nell'inaugurare la mostra. È una bella occasione innanzitutto per celebrare i 33 anni dalla nascita del Fotoclub Firenze. Sono presenti qui il critico Ciappi e il presidente proprio del Fotoclub Firenze, Castellani. Visioni libere, lo sguardo un po' pensato che è dovuto alla fotografia ci invita, ecco, a un rapporto più immediato con la realtà. La fotografia è qualcosa che deve essere sostenuto, valorizzato. Sappiamo quanto questo palazzo sia aperto verso l'esterno con tutta una serie di iniziative, di mostre. E la fotografia merita la giusta considerazione. Oggi siamo abituati un po' tutti con il telefonino a fare degli scatti, possibilmente dei selfie. Ma la fotografia è un qualcosa che viene da molto lontano e che, ecco, ci invita alla riflessione, è un qualcosa di intimo, di profondo, e tutto questo è importante anche per questa bella esposizione dove troviamo ben 15 foto amatori di Firenze e dintorni. All'inaugurazione erano presenti il presidente del Fotoclub Firenze Massimo Castellani e il critico Carlo Ciappi. Questi scatti intitolati Visioni Libere, perché abbiamo dato spazio agli autori di esprimersi nella maniera che volevano loro. Non c'era un titolo preordinato e non dovevano fare sforzi eccessivi, insomma. E il nostro è un circolo che ha 33 anni quest'anno, e durante in questi 33 anni abbiamo conosciuto molti fotoamatori che per un hobby, quello di fotografare tutti, con le nostre riunioni, con le nostre mostre, con le nostre attività, li abbiamo elevati a immagini culturali sempre più belle. Oggi è una giornata molto importante. È importante perché siamo in un posto istituzionale di una bellezza inusitata, non pensavo, io non ero più stato qui.
ed è bellissimo, ma più che altro perché questo importante circolo, questo gruppo fotografico che porta il nome della nostra città, non a caso, si rivela un'altra volta una pietra angolare della fotografia toscana e nazionale, e spero, dopo un periodo di annebbiamento dovuto purtroppo alle stagioni della vita, il circolo possa riprendere la dimensione che aveva qualche anno fa a livello nazionale, ma non solo.